Ecco Mancuso che andiamo ad ascoltare con questo gol, sedicesima rete stagionale, che purtroppo, Leonardo, non è bastato per pareggiare questa partita. Sì, un peccato perché nonostante le difficoltà che abbiamo avuto oggi l'avevamo ripresa e poi è arrivato questo gol nel finale che è stata un po' una doccia fredda. Cominciamo dal primo tempo, Leo, per un pelo non si è arrivato su quell'assist di Gaston Brugman, poi era il 41esimo se non ricordo male del primo tempo, ci racconti intanto quell'episodio? Sì, c'è stata questa palla al limite dell'area, Gas lo sa che comunque io rimango sempre ad aspettare quella palla sul filo del fuorigioco, non sono riuscito per pochissimo a agganciarla, è stato un peccato. Io invece vorrei parlare proprio dell'episodio che ha portato al 2-1 del Benevento, lo abbiamo detto anche con Pillon, l'angolo forse non c'era, c'era un fallo su di te qualche secondo prima non ravvisato dall'arbitro, poi sull'angolo di Viola eri tu su Volta assieme a Gravione per quello che abbiamo visto dalla panchina, che cosa è successo? Ma ero sul corto, io sono in zona palla, diciamo, la palla mi ha scavalcato e Volta si è trovato solo e ha fatto gol, poi prima c'era un fallo su di me secondo me, però poi quei sono gli episodi che l'arbitro valuta al momento e in quel caso ha valutato che non fosse fallo. Senti, parliamo del tuo sedicesimo gol, Capone ti ha dato questa palla sul filo del fuorigioco? Sì, c'è stato, gliel'ho appoggiata e poi c'è stato un rimpallo, la palla è tornata lì, poi è stato bravo a metterla dentro. Anche il tuo compagno Luca Crecco qualche istante fa ha riconosciuto che oggi in campo non si è visto un Pescara brillante così come era stato in altre occasioni, perché secondo te? Sì, sono d'accordo, soprattutto magari secondo me il primo tempo non sia stato brillante come in altre occasioni, le motivazioni poi magari le analizzeremo noi domani, ripeto, nonostante le difficoltà comunque la partita l'avevamo ripresa, quindi anche quello è un segnale poi. Peccato per il finale. Secondo te c'è stato un po' di aspetto psicologico sul cambio di modulo, di mettersi a specchio a tre, avete dato la sensazione al Benevento, ci tiriamo un po' indietro? No, non lo so, non credo, perché comunque se ti metti a specchio è uomo contro uomo, quindi non credo sia quello. Ha detto che voleva proteggere un po' l'ampiezza. Sì, esatto, perché ripeto, comunque mettendosi a specchio ti metti uomo contro uomo, quindi è uno contro uno più o meno in tutte le zone del campo, quindi non credo sia quello. Oggi poche conclusioni verso lo specchio della porta di Montipò, c'è stato il tuo gol, un altro tuo tiro parato dal portiere, però avete faticato parecchio a tirare in porta, dall'altra parte invece il Benevento ci ha provato spesso e volentieri, un palo, una traversa, rigore sbagliato. Sì, noi abbiamo creato poco, sicuramente potevamo fare di più, però ripeto, oggi è andata così, ma non dobbiamo assolutamente buttarci giù o pensare a farci pensieri negativi, perché giocavamo comunque contro un'ottima squadra, quindi da domani ripartiremo. L'ultima da parte mia, Leo, per chiederti se scontro diretto con il Brescia perso, scontro diretto oggi con il Benevento perso, se la dimensione del Pescara deve essere quella di blindare la zona playoff lasciando un po' da parte i sogni dei primi due posti. Ma noi non dobbiamo ogni partita cambiare il nostro pensiero, noi dobbiamo cercare di giocare tutte le partite per vincere, poi ripeto, l'importante è rimanere il più in alto possibile nelle ultime partite che saranno quelle decisive.